Sono state molto divergenti, soprattutto sulle premesse del ministro, nel senso che io parlavo di autonomia, lui parlava di articolo 3 della Costituzione che fa parte dei principi generali, ma che non ha un collegamento diretto con l'autonomia. Sono due cose assolutamente vere tutte e due, giuste tutte e due, ma che dovrebbero andare ognuna per conto proprio. Ciò detto, io ho chiesto al Ministro di sapere i tempi entro cui riusciremo ad avere la determinazione dei LEP e dei costi standard, visto che i governi che hanno preceduto questo e 8 anni di governi sono tutti stati di centrosinistra, non sono riusciti a scrivere una parola su questa definizione. Quindi vorrei capire se lui ha bisogno ancora di 8 anni o se invece la cosa si può risolvere in pochi mesi. Aspetto, lui mi ha detto che darà una risposta e io aspetto con ansia che mi dica entro quando mi farà sapere quando sarà pronto per definire questi livelli delle prestazioni e i costi standard. Sulla scuola sicuramente ci sono due visioni, l'una di carattere forse un po' più sindacal corporativo e un'altra di carattere concreto. Io vorrei cercare di risolvere un problema che esiste per i nostri ragazzi da 70 anni, cioè quello di non avere la possibilità di una continuità educativa. Lui mi ha detto che su questa questione è assolutamente d'accordo, ma che ciò non toglie che non si possa in nessun modo incidere sulla questione legata all'istruzione. Ho fatto presente che esiste una sentenza del 2004 della Corte Costituzionale, la quale prevede invece una possibilità per le regioni a livello organizzativo, e io ho anche detto con assoluta franchezza che se la risposta sarà a breve, aspetterò di discuterne nel merito. Se la risposta dovesse essere troppo lontana, interverrò con una legge, perché ciò mi è consentito dalla sentenza della Corte Costituzionale. Poi loro la potranno impugnare, ma questo non toglie che io potrò fare questa scelta. Io però sono assolutamente positivo in questo senso, cioè io sono convinto che si possa riprendere il dialogo e che si possa arrivare ad una definizione. Lui mi ha detto pochi mesi, io aspetto pochi mesi, vediamo. Qui si confrontano anche un po' due mondi. Io penso che sia necessario che i nostri ragazzi possano avere una continuità educativa, che tradotto vuole dire che abbiano lo stesso insegnante dall'inizio del corso alla fine del corso. Io penso che la nostra sanità abbia bisogno di assumere parecchie centinaia di medici e avendo le risorse lo dovremmo poter fare e non lo possiamo fare. Io faccio proposte concrete. Mi auguro che il ministro Boccia sia altrettanto concreto. Mi è sembrato una persona molto capace, molto, molto disponibile a portare avanti questo discorso.